Natale lo passavamo sempre insieme, lui veniva a casa nostra, facevamo il Natale insieme, quest'anno purtroppo... No, non si può fare. E gli portiamo un po' di presenza così? Sì, fiore, un po' di dolci e un saluto carissimo. Sarà infatti un Natale lontano dai propri affetti per gli ospiti delle case di riposo. Quest'anno i nonni, a causa delle rigide limitazioni anti-Covid, non potranno ricevere visite e neppure tornare dalle famiglie per trascorrere le feste, ma Babbo Natale comunque arriverà da loro. Non si può andare a trovarli personalmente, ma almeno un pensierino. Alla casa di riposo Vittorio Fossombroni di Arezzo, nota come Casa Pia, si sta infatti facendo di tutto per far sentire gli anziani meno soli, come ad esempio l'idea della consegna dei regali di familiari ed amici che potranno lasciare il proprio dono che, dopo la quarantena, sarà consegnato all'ospite. Abbiamo fatto un assortimento di cose gradite a lui, un bigliettino d'auguri, un abbraccio forte e speriamo di poterlo abbracciare presto di persona. L'Istituto Cittadino si è così riorganizzato per il periodo delle festività natalizie con un ricco programma di eventi e attività per far così vivere ai residenti un clima di festa nonostante il momento particolarmente delicato. Abbiamo cercato nei limiti del possibile, nel nostro piccolo, di sopperire un po' in questo periodo appunto ancora più di Natale, in cui certe mancanze sono ancora più significative. Abbiamo cercato di aumentare le ore della parte di animazione. Prima il programma riguardava tutti, ora ogni modulo ha il suo programma con tutte le iniziative, quindi ogni modulo farà o ha già fatto la tombola, il mercante in fiera, proiezione del film di Natale. La novità è un progetto che abbiamo pensato di attivare quest'anno proprio per alleviare questa distanza, questa insomma sofferenza per non vedere appunto persone molto importanti, ed è il progetto Un pensiero per te. Abbiamo chiesto ai familiari che lo desiderano di mandare dei videomessaggi con gli auguri, con frasi, sorrisi, eccetera. Appunto, attraverso il videomessaggio il residente può anche vedere il volto, l'espressione, proprio per far sentire i familiari vicini sempre e comunque ai nostri residenti.